Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito. Eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. A chi appartieni tu? Al cielo o alla terra? Alle cose del mondo o a colui che ha vinto il mondo? A Satana, il principe di questo mondo? Oppure a Gesù, il nostro gloriosissimo Re e Signore? Che ha sconfitto Satana, la morte, il peccato, che ha pagato all'Eterno Padre il debito di Adamo. A chi appartieni? Chi sceglie di appartenere a Gesù vive la sua chiamata. Alla santità, alla vita cristiana, all'adesione al santo e riscopre la sua vocazione umana, essere vero uomo secondo il cuore di Dio. Uomo, in greco si dice Anthropos, formato questo termine da altri tre termini, anà, athreo, ops. Anà, che significa verso l'alto, verso su, athreo, guardare, ops, è l'occhio. Ecco chi è l'uomo, è colui che sa alzare lo sguardo verso il cielo. Perché chi viene dal cielo anela al cielo. Se tu ricerchi le cose del cielo, allora andrai al di là di tutto e di tutti. Ricerchi il luogo dove Dio inabita con la sua gloria e la sua gloria discende su di te. Il cielo è la realtà spirituale. Siamo carne e spirito. Abbiamo il fiato di Dio dentro di noi, ma siamo stati plasmati dal fango della terra, dalle stesse mani di Dio. Polvere, fango, terra.
che lasceremo alla terra, ma spirito ricevuto da Dio e che restituiremo a Dio. Gesù, inviato da Dio, colui che il Padre ha mandato, ci rivela il volto amorevole del Padre, di un Dio ricco di amore, di bontà, di misericordia, di tenerezza. Ed Egli dà lo Spirito, dà il suo respiro, senza misura, dà il suo amore senza misura. E noi vogliamo vivere di questo spirito, del respiro stesso di Dio, che non viene misurato. Senza misura è infinito, è eterno. Come il vento, come l'aria, che Dio offre. E il suo respiro che entra e esce in noi e ci fa sperimentare l'amore del Padre. E se tu credi nel Figlio unigenito del Padre che Egli ha mandato per la tua salvezza, se tu accogli Gesù nella tua vita, allora avrai pienezza di vita e la tua vita avrà un vero senso, un vero significato. Ascolta la parola di Gesù. Egli ti rivela che è un Padre ricco di amore, che devi alzare lo sguardo, ricercare ciò che è veramente vitale per la tua vita. Allora sì, che avrai pienezza di vita. Ma se tu non ascolti ciò che il Figlio ti suggerisce, allora non vedrai realizzarsi la vera felicità nella tua vita. E l'ira di Dio, dovuta alla disobbedienza dell'uomo che ancora continua a infastidire l'amore, rimarrà. Lasciati purificare, lavare, rigenerare, lascia refluire l'acqua dello Spirito in te, l'acqua del battesimo che continua a donare vita. Auguri di santità e buon cammino a tutti.